Il 6 giugno 1944, mentre i soldati alleati lottavano e morivano sulle spiagge francesi tra le mine e il fuoco delle casematte tedesche, i corpi martoriati dei caduti si rialzarono per divorare i feriti. E questo avvenne in tutto il mondo, nello stesso momento. Da allora i morti smisero di avere pace e iniziarono la loro caccia contro il genere umano. Nel giorno del giudizio, la storia dell'umanità si interruppe. La storia ha preso una piega diversa e fu l'inizio dell'Apocalisse. Molti stati non ebbero la forza di fronteggiare la violenza di quell'orrore e caddero. Solo pochi superstiti resistettero in quelle desolate lande, note anche con il nome di Terre Perdute. Il campo protetto di Hust è composto da circa 10 fabbricati, al centro di quella che prima era una cittadina di confine tra Ucraina e Romania. Il resto del paese è stato demolito dai sopravvissuti per poter meglio controllare il territorio circostante. A Hust abitano attualmente 22 persone, 8 militari, 3 artigiani, 7 donne e 5 bambini. Nella primavera del 54, 5 militari di Hust si avventurarono nei Carpazi allo scopo di trovare un rifugio dove, a detta sia di Boris che di Jascha, vi era un deposito di armi e munizioni russo. Inoltre, è stato deciso che il gruppo passasse in montagna tutta l'estate, con lo scopo di cacciare per portare a Hust carne secca e pelli di animale, indispensabili per superare l'inverno. I militari partiti erano Steve, Boris, Jascha e 2 sottoposti di Boris, Fred e Martin, persone non viste di buon occhio dagli altri. Il 21 ottobre caddero le prime nevi e tutto venne coperto da un tappeto bianco. Un uomo uscì dalla boscaglia e si avvicinò con passo incerto verso Hust. È Jascha, da solo.